Per la prima vittoria stagionale hai aspettato questa gara importante in Abruzzo, una gara difficile anche con un tratto disterrato e soprattutto con un clima davvero torrido. Sì, questa gara ho deciso di provare perché ha anche le caratteristiche mie. Lo sterrato, vengo dalla mountain bike, quindi ho pensato di scattare anche là. Per quanto riguarda la gara, decisivi gli ultimi due giri quando hai superato quello che era in testa alla classifica e poi è allungato. Sì, è stata un'emozione incredibile, non me ne aspettavo di fare questo risultato. Si è conclusa questa gara di ciclismo riservata alla categoria juniores, che ricordava anche una figura come Mattia Lo Schiavo, gara appassionante con lo sterrato a dare ancora più brio alla manifestazione. Sì, oggi bellissima manifestazione, grazie agli amici di Mattia Lo Schiavo più l'amministrazione comunale di Bellanda abbiamo fatto una bellissima manifestazione. Particolare ringraziamento appunto alla famiglia di Mattia Lo Schiavo, a Gino Di Giosia e allo zio di Mattia, Pino Cerasi. Per quanto riguarda la gara in sé per sé, da un punto di vista tecnico c'è stata una bella condotta di gara da parte di un corridore, poi però nel finale è arrivata la vittoria da parte del corridore pugliese. Sì, ha vinto il primo e il secondo, hanno fatto due corridori delle Puglie, una corsa molto dura, diciamo che dopo il caldo sicuramente ha fatto la differenza, un percorso di 5,4 km, ti ripeto, ben 13 volte, quindi si è fatto sentire. C'è stata una partecipazione abbastanza importante, sono stati tre atleti del Messico, uno del Belgio, ci sono stati comunque dalla Sicilia al Piemonte, sono venuti in botta tutta Italia, quindi per noi è una soddisfazione. Soprattutto perché l'organizzazione ancora una volta è stata perfetta. L'organizzazione è stata perfetta, grazie a tutto il mio staff che collabora con me, con gli anni stiamo imparando, dobbiamo imparare ancora, però stiamo sulla buona strada.